Lei è stato a casa delle mite, insomma, sì, come, che clima ha trovato? Beh, insomma, c'era un po' di rassegnazione, molta tristezza perché un evento, però il ricordo di tanti episodi e della capacità di Demita, oltre che della generosità, insomma, che aveva, e dell'affetto e l'amore per la sua terra, insomma, l'amore che io ho ereditato. Un ricordo particolare, ecco, di questo rapporto con Demita. Mi ha insegnato tante cose, perché allora chi iniziava a fare politica aveva anche l'umiltà di chiedere esperienze, di chiedere conferme, di chiedere un aiuto anche intellettuale. Il ricordo fu il capolavoro che lui fece per eleggere Cossiga capo dello Stato. Abbiamo visto anche ultimamente, non è stato molto semplice eleggere il Presidente della Repubblica, ed è stato veramente una capacità, un tessitore molto importante, cosa che fece anche con Gorbaciov. Adesso parliamo di preistoria, però lui capì fin da prima della caduta del muro di Berlino che bisognava investire sulla perestroica, sulla glasnost, per cambiare un po' il volto dell'Europa e del mondo. Ultimamente non si rivedevano i partiti, diciamo, attuali. No. La ricerca forse appunto di un nucleo attorno al popolarismo l'ha isolato? Penso di sì, perché negli ultimi anni è mancata un po' l'attenzione alla cultura politica. Lui ha sempre ragionato sulla cultura politica, che è cosa diversa dalle ideologie, e non si è mai ritrovato. Quando gli si chiedeva un giudizio, cosa ne pensava, ha detto: io non penso perché sono in sintonia con quelli che non pensano. Quindi era anche una battuta a volte sarcastica di Demita per spiegare che la politica non c'era più. Un rapporto leale di amicizia, sempre interessati ai problemi del territorio. Nei momenti, diciamo, di disimpegno voleva sapere le cose per poter intervenire. Non ho mai visto un uomo così radicato con gli enti locali. Un rapporto politico ma anche personale, sono famose le partite a 3-7 col presidente. Io non sapevo giocare. Sono stato costretto non a imparare ma a giocare, perché non ho mai imparato. E era un momento di grande tranquillità. Voi tutti sapete che lui voleva solo vincere. Io vincevo quando uscivamo pari. Protagonista della storia politica della nostra terra, dell'Irpinia, e anche dell'Italia tutta. Quindi sicuramente un momento che tocca tutti i cittadini irpini, in quanto, diciamo, che l'era Demita ha cresciuto tantissime generazioni politicamente. Lei è un giovane politico, infatti, che cosa conserverà come ricordo di Demita? Guardi, si sa che sicuramente abbiamo avuto modo anche di confrontarci, la pensavamo diversamente su tante cose. Ma diciamo che il rispetto per il politico e per l'uomo non è mai mancato, e la forza, diciamo che conserviamo la forza, arrivare alla sua età ed essere ancora al centro della scena politica, essere sindaco del suo comune che tanto amava, sicuramente può essere un insegnamento per tutti, per come si devono amare le cose che si fanno durante la propria vita. Così ricordo particolare, onorevole, di Demita. Ma guardi, una volta ho perso a 3-7 con lui. Stamattina all'Assemblea Nazionale di Confindustria mi sono sentito in dovere di ricordarlo. Devo dire la verità, è stato commovente l'applauso. Ricordo che io ero un uomo del presente, cioè io l'ho frequentato negli ultimi anni della sua vita, e diciamo due cose mi sono rimaste impresse: l'attaccamento al territorio e il fatto che amava parlare del presente e del futuro. Il passato, anzi, non amava parlare del passato. Quindi questo è il ricordo che io ho. Oltre a dover dire, così come ho detto stamattina in Confindustria, che forse io non starei qui oggi a rappresentare delle imprese importanti dell'Irpinia se negli anni 70, negli anni 80 successivamente lui non avesse avuto quell'intuizione di portare le imprese in questa area interna. Infatti il suo ricordo, diciamo così, è un po' divisivo da un certo punto di vista, però insomma lui ha fatto tanto per... Ma è divisivo.
Lui è stato un amico delle imprese, ha capito che per portare lo sviluppo nelle aree interne delle nostre parti bisognava puntare sulle imprese. Poi, diciamo, se vogliamo fare le questioni vanno misurate a distanza di anni, e a distanza di anni le imprese nelle aree interne, se ci sono rimaste, sono arrivate delle altre, le aree interne, sono le aree industriali, sono piene di imprese, quindi lui la partita l'ha vinta, aveva ragione lui. Ci aveva visto lungo già. Senza ombra di dubbio. Noi possiamo dare a tutta la popolazione, spero che la provincia riconosca fino in fondo tutto questo, che è avuto un uomo eccezionale, un uomo di grande prestigio, una classe dirigente adeguata. Un suo ricordo personale? Ho detto già che un ricordo personale oggi ha la prevalenza su quello politico, perché io ero amico personale, anzi forse ero uno dei pochissimi amici fuori dalla politica, e litigavamo. E quindi a me mi manca il rimprovero che mi faceva a telefono e le grandi appiccicate che ci facevamo, ma noi siamo stati anche nei primi anni, ecco, visto che pure un ricordo, negli anni 60 noi avevamo insieme una camera a Roma affittata, cioè lui dormiva fino a mezzogiorno, io per svegliarlo impiegavo almeno 10 minuti, mi alzavo più presto, lui per farlo alzare ci voleva la mano di Dio. Puntata 28 anni e mezzo, e certamente non ce l'avrei fatta da solo se non avesse dato possibilità ad uno di provincia, alla villaggio, che aveva un minimo di talento da lui riconosciuto, e quindi sono entrato nel circuito. Dopodiché la nostra esperienza è confluita nei vertici dello Stato, l'ho accompagnato in ogni circostanza, in ogni situazione, fino al 93, quando poi abbiamo diviso le nostre storie in termini politici, mai umani, in termini politici, perché c'è stato questo accavallamento, era finita la storia della Democrazia Cristiana, quindi avevano messo da parte anche lui, non lo candidavano neppure, che è una cosa ingiusta, molto drammatica. La vicenda del cono gelato? Sì, era così, cioè io nel 72 avevo 25 anni e ho fatto da pochi mesi, quindi pensai, mi spingevano che io fossi candidato, e allora lui aveva deciso di non candidarmi. Però camminando per Corsi Benevento, a un certo punto io, che avevo questa voglia matta, io giocavo a calcio balilla, non sapevo giocare a calcio balilla, e di prendermi il gelato sul collo, e lui mi disse, come facciamo? E a 3-7 quante volte ha preso? Come? A 3-7 quante volte? No, lui questo mi rimproverava che non sapevo giocare a 3-7, cioè io mi rifiutavo di giocare con lui, anche perché lui voleva sempre vincere a 3-7, mi rifiutavo già a priori di volevo competere, quindi era difficile competere con lui. Però insomma è stato un grande protagonista della storia italiana, anche di queste parti. Ci sono alcune giustizie di lui, la storia della Magna Grecia, sarà che io, laureato in filosofia, apprezzavo la storia della Magna Grecia, quindi apprezzavo di mita, l'avvocato no, l'avvocato era più legato alle cose economiche, quindi meno alle cose naturali, passione, diciamo, passione poi civile, di cultura medica. Il politico non passa con la vita fisica. De Mita amava dire che il politico è il suo pensiero, ed è un pensiero di cui parleremo ancora per molti anni. Oggi è un omaggio, non è un addio. Di grande tristezza. E poi si appollano i ricordi, voi siete giovani, io devo ritornare a 70 anni indietro, pensate, ai tempi della Cattolica, quando insieme facemmo il concorso, vincendo poi la borsa di studio, e lì gettammo le basi della nostra attività personale, professionale, ma anche politica. Lui era già un leader perché conosceva Fiorentino Sullo, era in contatto, io venivo invece da un'altra esperienza, e così si parlava dei testi, non è che si discuteva a chiacchiere, si discuteva sui testi. Lui leggeva Gramsci, conosceva D'Urso, io leggevo Maritain. Erano praticamente i testi in cui noi ci formavamo, e lì poi nacque quel gruppo, diciamo, che prese vita insieme con amici di Milano, che si chiamava La Base. Ma un difetto lo aveva, presidente De Mita, lo aveva un difetto? Sì, beh, i difetti ce l'abbiamo tutti. Lui, uno dei difetti, è che voleva delle amicizie esclusive. Per esempio, desiderava che uno fosse amico, e se qualcosa non gli tornava perché quell'amico, per esempio il sottoscritto, faceva cose diverse, lui si dispiaceva, ma poi ritornava all'amicizia. Un ricordo, tutta la gente che è qua dimostra che cos'era la Democrazia Cristiana, e De Mita è stato uno degli ultimi grandi che ci ha lasciato, per cui penso che oggi è il momento anche del tributo, eh? Forse anche un po' di una rivalutazione storica di tutto quello che c'è stato. Laura. Ecco qui la macchina del presidente Sergio Mattarella. Sì, ad accoglierlo c'è il presidente della Giunta regionale di Centro-Sud.
in cui la vittoria di Cristo sulla morte diventa sempre più chiara per noi credenti e ci rafforza questa speranza e ci fa stare sicuri in questa fede e ci spinge nella verità fratelli. Ebbene, per poter ascoltare questa parola, che è una parola che oggi si legge in tutta la Chiesa, non è una parola scelta per questo momento, è una parola che dobbiamo ascoltare per uno sguardo sapienziale sulla esistenza.
dentro io sono uscito. La moglie che è la stessa.